Presidente del Consiglio è stato un intervento all'insegna della discontinuità e del rinnovamento. E la Lega si riconosce perfettamente in questa impostazione e in questa condotta di governo. Il Presidente del Consiglio ha definito il proprio governo il governo del cambiamento e noi ci riteniamo orgogliosamente portatori di idee nuove e di una nuova visione della politica. Oggi come in passato, sin dalla nascita del nostro movimento. Un movimento di popolo fortemente legato con i territori e con le loro molteplici diversità, che per noi rappresentano una grande ricchezza da valorizzare. Siamo pienamente consapevoli che l'alleanza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle rappresenta una scelta rischiosa e per certi versi azzardata, perché siamo due forze politiche diverse e alternative. Alle recenti elezioni politiche non eravamo alleati. Si tratta di tutto questo, ma soprattutto di una grande sfida alla quale non vogliamo e non possiamo sottrarci. Questo, Presidente, è infatti l'unico governo possibile. Siamo diversi, ma siamo uniti da un elemento comune molto importante e per certi versi fondamentale. Ci unisce la grande fiducia riposta in noi da parte della maggioranza dei cittadini italiani che hanno votato il 4 marzo. E quando si conquista il consenso si ha il dovere morale di mettersi in gioco, di dimostrare di aver meritato la fiducia degli elettori. E noi faremo di tutto per riuscire ad esserne all'altezza. In questa alleanza si sono messi in gioco due movimenti, ma anche i rispettivi leader, che hanno deciso di entrare nella squadra di governo con deleghe di grande responsabilità. Non si tratta quindi di una scelta presa a cuor leggero, ma nasce dalla volontà e dalla convinzione di poter far bene nell'interesse di tutti i cittadini. Siamo inoltre consapevoli di avere tutti contro, che non ci verrà perdonato alcun errore e che molti confidano nell'insuccesso di questa esperienza governativa. Ma questa sfida non ci spaventa, nonostante per molti rappresenterà un'occasione unica per spazzare via in un colpo solo due forze politiche critiche, non tradizionali, due forze alternative e antisistema. Due movimenti politici che ritengono che un rigore economico cieco ed esasperato non sia l'unica via per costruire l'Europa. Noi siamo convinti che possa esistere e possa affermarsi un'idea di Europa che non preveda la soppressione della sovranità delle nazioni, delle singole comunità, dei fondamentali diritti individuali dei cittadini. Conosciamo perfettamente la forza e la potenza economica e mediatica dei nostri avversari, ma accettiamo la sfida. Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità. Si tratta di una sfida ben più difficile della recente contesa elettorale, una sfida ben più importante del lungo percorso che ha dato vita in questi tre mesi alla formazione di una maggioranza parlamentare. Dovremo dimostrare di saper governare, di saper dare delle risposte concrete alle speranze e alla voglia di cambiamento espresse con forza e determinazione dai nostri cittadini con il loro voto, il 4 marzo. La Lega ci crede. La Lega vuole avere fiducia in questo governo. Accettiamo questa sfida e abbiamo tutte le intenzioni di vincerla, nell'interesse del Paese e dei cittadini italiani. Grazie.